dobbiamo andare adesso a comprendere ancora meglio quali sono i processi di selezione e le aziende che vanno a lavorare per la RAI. Calcoli che noi per la prima volta come commissione di vigilanza nella storia della RAI e della commissione di vigilanza abbiamo avuto dal direttore generale la lista di tutti quanti i fornitori della RAI, è qualcosa che non era mai successo, come così anche gli stipendi a fasce dirigenti e giornalisti. Stiamo facendo un pezzo alla volta, un'operazione di trasparenza che le assicuro non è mai stata fatta in questo paese. Avete occupato il tetto di Montecitorio, siete stati uniti per questo, intanto la riforma costituzionale va avanti. Quali sono i vostri prossimi passi? I nostri prossimi passi è spiegare anche oggi in piazza qui a Napoli quanto è grave la deroga che vogliono fare all'articolo 138. Quindi continueremo in tutte le piazze d'Italia, perché oggi questa manifestazione è in tutte le piazze d'Italia. E cosa significa modificare la Costituzione? Modificando l'articolo 138. Ed è responsabile ed è assurdo che la Presidente della Camera dei Deputati si scandalizzi per la difesa della Costituzione e non si scandalizzi per la deroga del 138. Dal nazionale al locale, vi state preparando anche all'appuntamento delle amministrative in qualche modo? Pensate di presentarvi in che modo alle prossime amministrative? Ci stiamo preparando a fare le barricate e a difendere lo scempio che vogliono fare costruendo il nuovo inceneritore. Chiediamo che il bando dell'inceneritore di Giugliano venga immediatamente ritirato, che lì devono partire le vere bonifiche, e se non sarà fatto questo è aperto un vero tavolo di partecipazione con tutti i cittadini, faremo veramente le barricate. Roberto Fico si candiderebbe a sindaco di Napoli? Sono in Parlamento e sto facendo il mio lavoro insieme a tutti gli altri cittadini che sono in Parlamento, in rete con tutte le persone che stanno costruendo progetti. Ci saranno tante anche altre persone che potranno avere questo ruolo, poi vedremo. Grazie. Sui giovani devi portare un progetto conforme a quello che l'Europa ti dice. Però, si poteva tranquillamente alzare almeno fino a 35 anni. Questi signori ce l'hanno bocciato. Allora, se noi continuiamo ogni volta a rifarci semplicemente su parole che cercano semplicemente di tranquillizzarci e magari di, come dire, portare la nostra mente già a 4-5 mesi dopo, e quindi rimandare, come attualmente, anziché il governo del fare, questo è il governo del rimandare, ecco, noi avremo sempre quel problema lì. Tra i 25 e i 35 anni. Allora, quando si vuole mettere una soglia di età, che già è impensabile metterla in un paese come il nostro, quando la classe politica in questo momento si è ringiovanita un po', vuol dire che tu non stai agevolando le piccole e medie imprese. Ti ritorno alle piccole e medie imprese, perché fortunatamente con la politica disastrosa di adesso anche le piccole e medie imprese sono andate in deficit, che è l'unica cosa che manda avanti l'economia italiana. Nel momento in cui tu sposti la produzione e le imprese allora in Germania e così non riesci, metti le tue filiali nel nord Italia e le affossi al sud Italia, vuol dire che non stai parlando di economia nazionale. Tutto questo per garantire un'unione monetaria, esclusivamente monetaria, e non un'unione politica, economica e industriale. Quindi quella risposta che vi ha dato Sergio, utilizzando le risposte di altri, e questo per rispondere anche a te, è la chiave di tutto. Noi purtroppo il politichese lo dobbiamo imparare, perché dal politichese arrivano le fregature, arriva anche a non pagare la pubblica amministrazione le imprese.
quando noi abbiamo votato per il finanziamento alle piccole e medie imprese attraverso la pubblica amministrazione e a oggi non sono garantiti questi pagamenti, vuol dire che col giro di parole non ci hanno permesso di attuare quello che noi abbiamo votato e concordato in commissione. Quindi scusami, ma è perché non stiamo parlando in politichese, vi stiamo riportando degli strumenti e delle analisi che sono state fatte in commissione e in aula, che hanno impedito effettivamente di elargire dei finanziamenti ai giovani. Il finanziamento dei giovani può essere anche il bar sotto casa. Quindi cerchiamo di capire che cosa vuol dire chiedere l'erogazione di un finanziamento. Secondo me noi dovremmo prendere esempio anche dagli altri paesi europei e puntare su centri di lavoro, esperienza di persone che conosco, amici. In Francia, in Germania, quando innanzitutto ognuno è conosciuto nei centri di lavoro, non è che vengono utilizzate le società di lavoro interinale private, servono centri di lavoro che funzionano sul serio, per cui una persona quando non ha lavoro, quantomeno viene un minimo sostenuto e non si lamenta, e con la persona che lo segue a livello di centro del lavoro, il suo obiettivo è trovare un lavoro. Allora, io sono perito informatico, lavoro nel settore, se perdo il lavoro, quindi non solo i giovani ma anche chi perde il lavoro, deve essere seguito come cittadino, non può essere lasciato abbandonato a se stesso. È chiaro che questo significa anche avere la responsabilità di seguire, è chiaro, se uno fa libero imprenditore non ha bisogno, però comunque diventa un serbatoio per questi centri di lavoro, quindi fare incontrare domande e offerta, e la persona in difficoltà deve essere seguita, e questo il movimento già ne parla, con il reddito di cittadinanza. Questa è una cosa che funziona in Germania e in Francia, dobbiamo farlo anche qui. Noi stiamo morendo perché in Italia abbiamo la concorrenza dei maledetti paesi a bassissimo costo della mano d'opera, dove portano i prodotti loro, anzi i nostri prodotti nei loro paesi al 20-30% in meno dei nostri, quindi abbiamo un'illecita concorrenza. Come diavolo lo dobbiamo dire? Abbiamo questo problema, poi abbiamo lo Stato contro da un lato e le banche contro dall'altro lato, grandi interessi su piccole linee di finanziamento, lo Stato che ci gabella con more e interessi su quando non riusciamo a pagare un debito agli enti, avanzo denaro dal pubblico e quello dice no, ne deve avere un terzo, insomma se io ho partecipato a una gara al ribasso che devo ribassare più e lo Stato non mi rimborsa. Noi stiamo morendo, quindi i tempi lunghi della politica o anche medi non sono sufficienti. Allora per cortesia mettiamo in atto dei provvedimenti veloci, immediati. Dobbiamo creare una barriera protezionistica verso i prodotti in Italia. Non dobbiamo consentire alle aziende medie, perché le piccole non ce ne andremo mai all'estero, di chiudere in Italia, di nascosto, truffando i lavoratori, andare in Tunisia, Turchia, Macedonia, Romania a mettere le proprie aziende per mettersi soldi in tasca. Io non lo farò mai, perché guardo negli occhi i miei operai, vedo i loro figli, le loro famiglie. Allora bisogna creare queste condizioni immediate. Cioè barriere protezionistiche verso i prodotti italiani. Non dobbiamo consentire ai vari personaggi che vanno a sfruttare la mano d'opera a bassissimo costo e che si muoiono di fame. La logica del sistema è di tornare in Italia fra 30 anni, trovarci morti di fame e trattarci da tali. È un disegno criminale. In assemblea ho chiesto ai parlamentari presenti, ai senatori presenti, se qualcuno di loro avesse mai avuto uno scoperto di conto corrente o se avessero mai chiesto un anticipo su fattura. Chi fa l'imprenditore queste cose le sa. Se sapevano quant'era il tasso che fa una banca, qualcuno ha detto il 6. Significa che non l'ha mai avuto questo problema. Questi usiamo la parola giusta, questi birbaccioni, non è la parola giusta, parlano senza sapere di che parlano, perché quando le persone chiudono perché lo Stato non ti dà i soldi, siete dei gran bastardi, perché lo Stato che cosa ha fatto? Non c'ha liquidità, e come ha fatto a fare andare avanti il sistema? Non pagando, ha creato il debito e gli imprenditori ci hanno rimesso le penne, quello che volete voi. È un casino. Noi dobbiamo farle ripartire, ma come? Perché noi dobbiamo trovare un nuovo modello di produzione e consumo, se no non riusciamo mai.
quando sento di parlare di competitività sul costo del lavoro mi fanno ridere, perché come possiamo mai competere con la Cina, con gli indiani? Quelli hanno un costo del lavoro talmente basso che se noi ribassiamo il nostro costo del lavoro non ci arriveremo mai. I chiusini di ghisa che vedete per terra li importiamo dalla Cina. Che valore aggiunto ha un accidente di chiusino di ghisa, che è un cazzarola di pezzo di ferro? Non ha alcun valore aggiunto. E poi in Italia che cosa abbiamo fatto? Abbiamo ceduto agli americani, vi faccio un altro esempio, un'azienda che si chiama Turboden. Questa Turboden, eravamo leader nel mondo sui motori Stirling, è una tecnologia molto specifica che produce energia elettrica da un salto di temperatura. Sorgenti calore alta temperatura, sorgenti calore bassa temperatura produce energia elettrica, eravamo leader al mondo, motori dai 600 kW in su. Ebbene, l'abbiamo fatta comprare agli americani. Si sono comprati le meglio cose, abbiamo fatto partire il fotovoltaico, benissimo, il fotovoltaico, sapete i soldi a chi l'abbiamo dato il fotovoltaico? Agli spagnoli, agli inglesi e ai cinesi. Perché? Perché noi siamo partiti col conto energia ma non avevamo fatto partire le industrie. Questa è una visione miope, è una visione assurda. Questo è quello che dobbiamo cambiare. Se noi diciamo come facciamo a far ripartire il mercato dell'edilizia, qualcuno parlava di edilizia, bene, la vogliamo smettere di costruire nuove case, nuovi opifici, nuove cose? Non ne abbiamo più bisogno, siamo sommersi alle case, dobbiamo ristrutturare tutto l'esistente, dobbiamo recuperare i volumi. Quando parliamo di efficientamento energetico degli edifici ci sta da fare una montagna di cose. Ci hanno approvato un ordine del giorno al Senato su questo tema, gli abbiamo chiesto di programmare da oggi a 25 anni. Questa è una visione, perché se è imprenditore so che per 25 anni ho qualcosa da fare, io programmo. Gli abbiamo chiesto di efficientare tutto il parco edilizio italiano. Sono 9 milioni di edifici, 9 milioni. Ci sta da fare per tutti. Noi partiamo da queste cose qua. E il governo ha detto che si è preso l'impegno, voglio vedere se lo mantengono questo impegno, perché ce l'hanno approvato l'ordine del giorno. Ma quando parliamo di queste cose significa che noi cambiamo il modello di produzione e programmiamo qualcosa, parliamo di lungo corso, di lunga gittata, è vero, la politica ha dei tempi lunghi, ma noi dobbiamo partire da quello che possiamo fare oggi avendo una visione strategica, se no non usciremo mai. Dobbiamo parlare dell'accordo per fare il gasdotto che viene dall'Algeria in Italia, il famoso TAP. Questo gasdotto è un gasdotto stupido. Perché se noi andiamo a fare un'analisi della situazione del trasporto di gas in Italia, vi faccio due esempi. Noi il gas lo riceviamo principalmente dalla Russia e dall'Algeria e da altri paesi, ma vediamo la quantità di gas di cui abbiamo bisogno è praticamente uguale a quella che ci arriva. Il trend della crescita del gas negli ultimi 8 anni è piatto. Allora, la nostra visione non è quella di avere più gas, la nostra visione è trasformare il sistema in modo da non avere bisogno di ulteriore gas. Per trasformare il sistema e andare sulle rinnovabili, che dobbiamo fare tutta una serie di cose. Il mercato rinnovabile lo dobbiamo far ripartire, dobbiamo fare tutta una serie di cose. E questa è la visione che noi dobbiamo avere, una visione strategica semplicemente diversa. Perché se no continuiamo a martellarci gli zebedei. Che vi devo dire? Ci sono tante cose, l'Ansaldo Energia, circola voce che se la vengono a comprare i coreani. L'Ansaldo Energia è quel pezzo dell'Ansaldo e quindi di Finmeccanica che produce utili. Allora noi ci vendiamo i gioiellini, Saccomanni l'avete sentito che vuole fare? Vuole vendere Enel, che ci abbiamo ancora il 23, Eni, che ci abbiamo ancora il 4,5, Terna, che ci abbiamo il 30%, Finmeccanica, che ci abbiamo il 30%, vuole vendere questo, vuole vendere i gioielli perché non teniamo i soldi. La soluzione è vendere i gioielli di famiglia, la soluzione è far ripartire l'industria con una visione diversa. Lo so, e questa è la tragedia. L'amico che prima ha parlato sembra proprio essere venuto alle nostre riunioni congiunte Camera-Senato del Movimento 5 Stelle, perché il progetto di reddito di cittadinanza che tra poco presenteremo in aula, che tra poco più che in aula presenteremo al Parlamento, che ovviamente sicuramente non metteranno mai in aula, ecco, prevede proprio una riforma strutturale dei centri per l'impiego. È ovvio che se non rendiamo questi centri per l'impiego dei centri che realmente riescono a far confluire l'offerta di lavoro con la domanda, perché non lo fanno, non ci riescono, non c'hanno gli strumenti, non c'hanno le professionalità, li hanno smembrati, e abbiamo anche documenti alla mano che in tanti anni e soprattutto dal 2001 in poi hanno smembrato
il nostro sistema dei centri per l'impiego per far confluire tutto a queste aziende che inizialmente si chiamavano di lavoro interinale, fatti dalla sinistra, dal signor Tiziano Treu di sinistra. Bene, vogliamo abbattere questo sistema, far confluire tutto al sistema pubblico di centri per l'impiego e ottimizzare il lavoro di questi signori, perché attraverso questa ottimizzazione noi siamo convinti che riusciremo a battere di almeno 5 punti percentuali, e non sono pochi, soltanto con un'organizzazione, la disoccupazione in Italia. Fatto questo, è ovvio che insieme a questo il reddito di cittadinanza servirà proprio a quelle persone che non riescono a mettere proprio il piatto a tavola. Ecco, una politica di nuovo più giustizia sociale, come dice l'amico, al centro proprio del sistema economico, perché se noi non diamo i soldi alle persone, queste persone non possono spendere. Altra cosa, e chiudo, per quanto riguarda le imprese, noi avevamo proposto una cosa ragionevolissima, una cosa sicuramente non populistica, ma una cosa ragionevole. Tu impresa assumi 5 persone, 5, quindi non una, quindi 5 persone, quindi un bel impegno anche da parte delle imprese. Via l'IRAP, niente, bocciata anche questa, era più che ragionevole, cioè appunto noi non stavamo dicendo una cosa semplice, cioè che un'impresa assume la persona via l'IRAP, allora se era una persona posso anche capirlo, ma 5 persone, quindi vuol dire un impegno per l'impresa. Allora, innanzitutto, riallacciandomi con il lavoro, io volevo dire che le bonifiche e la messa in sicurezza del paese devono essere il vero programma strutturale nazionale. Questa è la grande opera su cui deve puntare il nostro paese, perché è un vero investimento e tutta la spesa pubblica non può che essere un investimento, come anche il reddito di cittadinanza è un investimento, perché è un moltiplicatore di economia, no? Io immetto soldi, quando questi soldi entrano nel mercato mi tornano, innanzitutto perché la gente quando sta meglio è più felice e anche più produttiva. Per quanto riguarda la nostra terra, io devo dire che siamo in un momento veramente molto particolare, perché su questa faccenda si stanno alzando un grande polverone, molti riflettori che mi mettono un poco in allarme. Orlando è venuto sulla Terra dei Fuochi una settimana dopo la sua nomina, ma subito ha cominciato a parlare di no food. No food significa destinare i territori inquinati a una coltivazione destinata successivamente alle biomasse, ossia inceneritori. Quindi noi dobbiamo stare molto attenti e dobbiamo essere molto cauti quando sentiamo parlare di no food. Questa parola ha rimbalzato da quel tavolo istituzionale di Orlando con la regione, il comune, è rimbalzata anche tra alcuni comitati, sicuramente in buona fede, su alcuni quotidiani, Il Mattino e stamattina addirittura Il Fatto Quotidiano, perché dicono che i nostri territori non sono bonificabili. Allora io l'ho detto un sacco di volte, non sono una chimica, non sono un'agronoma, però dal 2007 che seguiamo questa faccenda abbiamo studiato, abbiamo ascoltato degli esperti e sappiamo che le bonifiche sono possibili. Abbiamo dato incarico a un geologo di farci una relazione scientifica che studi quali sono i tipi di inquinanti nel nostro territorio e il tipo di tecnologia che si può utilizzare per le bonifiche. A fine ottobre faremo un convegno a Roma su questo argomento. Senza movimentazioni di camion, senza spostare tonnellate, no, escavamento di terreno che va preso e spostato altrove, quindi si sposta solo il problema si può risolvere. Come? Esistono le biotecnologie, già l'ho detto, però l'ho detto in una fase in cui ero
informata della cosa. Adesso abbiamo approfondito, abbiamo parlato con questi tecnici, abbiamo commissionato questi studi ci hanno dato ragione. Con le biotecnologie in loco, anzi si dice in loco, si possono fare le bonifiche e soprattutto le falde acquifere sono bonificabili, quelle compromesse e quelle molto compromesse. I terreni anche, ma sicuramente le acque a maggior ragione. Noi dobbiamo puntare e batterci per le bonifiche, signori. E questa cosa deve avvenire assolutamente, deve essere un punto su cui non arretriamo di un passo. La prima cosa che voglio dire è che secondo me è molto importante, che ritorna un po' al senso delle cose sempre, e che io, almeno nella mia vita, e ho 39 anni ad ottobre, non ho mai visto dei parlamentari, un movimento che in piazza va a dare conto del proprio lavoro ai cittadini senza nessun tipo di barriera, senza nessun tipo di scorta, senza niente. Siamo qua, chi vuole venire viene, può dire tutto, perché nessuno ha niente da nascondere. E questo è un dato fondamentale che probabilmente nessun altro oggi ha, nel 2013 può fare. Quindi è una cosa molto molto importante da tenere bene in considerazione su cosa significa il processo di partecipazione che stiamo innescando da tanti anni. Secondo, il PD non ci ha mai chiesto un accordo di governo. Questa cosa qui deve essere assolutamente smentita, se no non capiamo la recente storia degli ultimi 6 mesi. Il PD ci ha chiesto solamente una cosa: trovate un escamotage, fate qualsiasi cosa per far nascere il nostro governo, magari uscendo fuori dal Senato, e poi di volta in volta proviamo a comprendere su alcuni punti generici cos'è che vi va bene e cosa va bene a noi. Ma queste persone, dopo 20 anni, sono inaffidabili e non possono chiedere affidabilità a noi, perché siamo noi che siamo entrati come una forza rivoluzionaria, democratica e pacifica all'interno del Parlamento, e da ogni palco prima abbiamo attaccato il PD e non potevamo essere una forza che immediatamente si andava ad alleare in un modo vergognoso con il PD. Uscendo dal Senato, voltando le spalle, ci siamo presi la responsabilità di dire no ai giochetti che hanno rappresentato la politica italiana negli ultimi 20 anni. Saremmo stati uguali agli altri e nessun cittadino ne avrebbe beneficiato. Quella fretta di fare quella cosa là sarebbe andata veramente buttata nel gabinetto dopo 10 anni di fatica, dove tutti hanno costruito il loro tassello per cambiare il paese. Avremmo tradito immediatamente dopo 15 giorni. Allora al PD gli abbiamo chiesto: Non sei tu che devi chiedere la fiducia a noi, sono tutti i cittadini che ti richiedono la fiducia. E come te la chiediamo questa fiducia un'altra volta? Te la chiediamo dicendo: fai partire le commissioni, iniziamoci a votare. No ai rimborsi elettorali, e quindi iniziate a posare i soldi per darvi la dimostrazione. Il conflitto di interesse nelle commissioni ce lo votiamo subito, lo possiamo fare. C'è un governo che è in uscita, ma è un governo che gestisce la normale amministrazione, e noi siamo una repubblica parlamentare e il Parlamento deve fare le leggi, e quindi quella legge la possiamo fare. La volete fare? No. Alla fine, addirittura, per cercare di cambiare le istituzioni dall'alto a scendere, quindi lì ci sarebbero state magari più garanzie di cambiamento, vi abbiamo detto: votate Rodotà, è una vostra persona, dei vostri partiti, della vostra area. Non l'hanno votato, neanche hanno votato loro come Prodi, e quindi fate cadere Prodi, non ci votate Rodotà, non ci date garanzie di nessun tipo, non volete rinunciare alla rata dei 91 milioni di euro di rimborsi elettorali che dovete prendere a luglio, e poi noi non abbiamo fatto accordi con voi. No, siete voi che per l'ennesima volta vi siete dimostrati fondamentalmente quello che siete: inaffidabili, di sistema, non pensate alle persone ma pensate ai vostri equilibri di partito e a tutte le magagne che avete fatto con i vostri industriali. E quindi noi, come forza rivoluzionaria, democratica e pacifica, abbiamo detto no, dritti per la nostra strada, cambiamo, non facciamo la solito discorso cambiare per non cambiare niente. Noi vogliamo cambiare per cambiare tutto definitivamente, liberare le istituzioni, rimettere dentro i cittadini e riamministrare i nostri beni comuni, punto. È solo questa la direzione, non ce n'è altra. Sì. Fratello,
era un tranello, e quindi accettavate, lo facevate cadere in seguito, la colpa era del movimento. Esatto, noi siamo anche lì per smascherare un meccanismo, e lo dobbiamo spiegare bene in tutte le piazze, lo dobbiamo spiegare tutti insieme in tutte le piazze, in rete, in televisione, ovunque, cos'è. Se i cittadini tutti entrassero nelle istituzioni, tempo 8 ore, vedi che cosa fanno questi? Li caccerebbero a calci nel culo e si riprenderebbero le istituzioni. E questa è la verità, è un incantesimo, bisogna solamente riaprire gli occhi, comprendere. Se si comprende, si è liberi. E ci dobbiamo liberare, questo è un processo di liberazione. Queste erano le cose a cui volevo rispondere. Ora, dal 6 giugno sono stato eletto presidente della commissione di vigilanza RAI. Qual è stato il faro che ho detto anche agli altri commissari nel mini discorso che ho fatto all'insediamento da presidente? 2, dobbiamo applicare la trasparenza massima al 100%, a partire dalla commissione stessa fino ad arrivare alla trasparenza al 100% di tutti gli atti, di tutte cose che fa, di tutto quello che fa la RAI. Secondo, liberare la RAI dalle mani dei partiti, liberare la RAI dalle mani dei partiti, e quindi ci vuole un cambio di modello di governance governativo, di come vengono eletti i consigli di, il consiglio di amministrazione della RAI. Quello è un punto fondamentale. E quindi con questi due fari abbiamo iniziato il lavoro. Sarò brevissimo e vi dirò che la commissione di vigilanza RAI per la prima volta ha la massima trasparenza e pubblicità dei suoi lavori sempre, in ogni minuto, costantemente. È diventata prassi che ci sia sempre la diretta streaming, sempre il resoconto stenografico che è scaricabile dal sito della commissione, che non c'è in tutte le commissioni, sempre la diretta satellitare in caso non ci sia assemblea alla Camera dei Deputati, sulla Camera dei Deputati e sulla web TV appunto della Camera. Quindi c'è la massima trasparenza dei lavori e delle audizioni dei vertici e di tutti quelli che audiamo alla vigilanza RAI. Quindi questa commissione prima di tutto è diventata essa stessa trasparente per garantire i suoi lavori e il controllo e la partecipazione da parte di tutti i cittadini. E questo è un risultato che oggi è già visibile e c'è. Quindi, quando tu garantisci al tuo interno questo, allora puoi chiedere alla RAI poi di fare lo stesso, perché se no non sei credibile. E un altro percorso molto importante è che abbiamo totalmente separato la commissione di vigilanza RAI dalla RAI. Non c'è più niente di attivo. Se noi dobbiamo controllare, dobbiamo essere lontano da coloro che sono controllate. Nessuna linea di favore, nessuna linea di piacere, nessun incontro strano, solo incontri istituzionali che tutelano i cittadini e le persone che pagano questo benedetto canone. Terzo, ci sono stati dei risultati, perché quando tu lavori, ma tu insieme a tutti i ragazzi anche del movimento, con costanza, con caparbietà, senza mollare mai, stando veramente con il fiato sul collo ogni giorno, ogni ora. Io passo tutta la giornata negli uffici della commissione a richiedere sia specificazioni sulle interrogazioni di tutti i commissari e sia cercare di avere conto di tutto ciò che avviene all'interno della RAI. Un primo risultato che non era mai stato raggiunto nella storia della vigilanza RAI è la pubblicazione di tutti gli stipendi a fasce dei dirigenti e dei dirigenti amministrativi. Non era mai successo alla RAI, è un atto di trasparenza che la Commissione ha ottenuto. Secondo, che addirittura Repubblica titolava "Cadono i segreti della RAI", chiaramente senza dire che io sono Presidente della Commissione e senza dire che le interrogazioni erano del Movimento 5 Stelle. Cadono i muri e i segreti storici della RAI che dal 47 non uscivano fuori, ovvero abbiamo ottenuto, me l'ha portati gubitosi in commissione durante l'audizione, la lista di tutti i fornitori della RAI, che era un libro che non nessuna commissione aveva mai avuto e aveva mai ottenuto. Cioè, questa è un'operazione di trasparenza incredibile. E adesso tutti possiamo sapere chi ha superato l'istruttoria, quanti sono che non sono più che lavorano con la RAI, quanti hanno indagini e così via.
E un altro punto fondamentale è che durante le audizioni non ci sono più domande magari preordinate o si viene solamente a fare lo show, si chiede conto delle questioni, e parlare delle questioni in vigilanza significa parlarne ufficialmente davanti ai cittadini e ognuno si prende le responsabilità di quello che dice. Quindi nell'ultima audizione o la penultima c'era l'Andreat, partiamo un'audizione prima, c'era il consiglio di amministrazione della RAI, tutto. Durante l'audizione il consigliere Pilati nomina 5 società che chiama le Happy Five, ormai famose Happy Five, gli chiedo conto di cosa sono queste Happy Five, dice che non lo dice e così via. La presidente Tarantola, che era a fianco a me, dice: non si preoccupi presidente, io le darò tutto in questi giorni qua, le 5 Happy Five e così via. Tornano. Il consiglio di amministrazione si riunisce e decide che quel materiale non è competenza della commissione. E quindi la Tarantola mi porta di persona una lettera nel mio ufficio dove dice: ti do una parte di documentazione e quell'altra non te la do. E inizia così, man mano, un piccolo scontro e braccio di forza istituzionale sulle competenze della commissione. Però non ci arrendiamo ogni giorno, perché la RAI dobbiamo comprendere che è un'azienda al 100% di capitale pubblico, finanziata per 1.750 milioni di euro all'anno dal canone dei cittadini e 600 milioni di euro dalla pubblicità, e deve fare il 70% e oltre di servizio pubblico per legge. E quindi io voglio, e tutti noi vogliamo, sapere semplicemente gli atti di questa azienda. Non ti dico è sbagliato o non è sbagliato, voglio sapere a chi vanno i soldi delle società, alle società, punto. Ne abbiamo diritto, e i diritti noi adesso li stiamo facendo rispettare. Quindi abbiamo fatto un'altra edizione, la dottoressa Andreatta, che è la direttrice di Rai Fiction, e ci dice, perché quello il problema erano soprattutto sulle fiction, che ci sono 3 società che col budget di quest'anno, che è stato di 194 milioni di euro, così ha dichiarato l'Andreatta, hanno la maggior parte di appalti con la RAI. Sono 3 società che negli ultimi 5 anni sono in testa alla classifica, poi ne girano altre, ma queste 3 ci sono sempre. E ha detto 3 nomi: la Lux Vide di Bernabei, dove adesso c'è la figlia Matilde che gestisce, che è l'ex direttore generale della RAI. Abbiamo la Fremantle, che è gestita come amministratore delegato da Lorenzo Mieli, che è il figlio di Paolo Mieli, ex direttore del Corriere della Sera, e poi c'è la Publispay, che è un'altra società. Quindi, per la prima volta, anche questo non era mai successo, abbiamo scoperto in modo chiaro e sereno e onesto nei rapporti, anche nelle relazioni con le RAI, chi sono queste società. Ora, non è che abbiamo scoperto in sé una cosa incredibile, perché si sa che Bernabei ha questa società e lavora con la RAI, si sapeva, ma sono atti che nessuno aveva mai avuto in qualche modo il coraggio, la forza, la voglia o la passione di farli riferire, dire in vigilanza davanti a tutta Italia, dove vengono messi agli atti e possono essere pubblicati tutto, può essere pubblicato tutto. Allora, questo stiamo facendo. È inutile che mi si viene a dire per una mail nell'orecchio oppure in sede informale nel mio ufficio alla vigilanza, no, non me ne frega di saperlo così, lo devono sapere i cittadini per le giuste vie istituzionali, perché le istituzioni sono loro e la forza delle istituzioni deve essere quella di comandare sui diritti dei cittadini se non vengono rispettati, ed è semplicemente quello che stiamo facendo in vigilanza. E ogni giorno otteniamo una cosa e facciamo un passo maggiore. Dico un'ultima cosa sempre sulla vigilanza. Negli ultimi giorni ho letto che sono stato un po' attaccato sui giornali rispetto al fatto che io sarei un censore, perché ho fatto varie dichiarazioni su qualcosa che secondo me per ora è scandaloso, ovvero vogliono, ho visto nel palinsesto che mi è arrivato di programmazione autunnale della RAI, finanziare, già messo in atto, in opera, il programma Mission. Questo programma è un programma che è una sorta di reality show, hanno detto di no, è social TV, dove dei personaggi pubblici come possono essere
ho letto nomi Filiberto, Emanuele Filiberto di Savoia, Albano, Michele Cucuzza, vanno nei campi profughi del Sud Sudan a fare 3-4 giorni di volontariato e così noi possiamo divulgare questa sofferenza con poi a Rai 1 in prima serata. Allora abbiamo chiesto conto, e devo dire la verità, molta della vigilanza ha chiesto conto, non ultimo un senatore che ha mandato una interrogazione, abbiamo chiesto conto, ma com'è possibile che ancora ci affidiamo a questo? Ma proprio da un punto di vista etico, che servizio pubblico è? Culturale, che servizio pubblico è? Un servizio pubblico che mette un mondo dello spettacolo vicino al dolore, quindi ti crea quella TV del dolore che ti fa commuovere ma non pensare. Noi non ci dobbiamo commuovere, noi dobbiamo essere cittadini pensanti che dobbiamo comprendere poi quello che succede. Allora se quello è il modo di fare qualità e servizio pubblico, io da presidente della vigilanza non ci sto e lo dico. E non è, si tratta di essere censore, è inutile che ci fanno queste accuse, secondo me molto, così da quattro soldi giusto per attaccare la presidenza, ma perché se è servizio pubblico deve essere servizio pubblico come dice il contratto di servizio, che c'è un contratto di servizio, dice che dobbiamo fare cultura, pluralismo, dobbiamo rispettare le varie parti del paese, dobbiamo rispettare le minoranze, dobbiamo far uscire la criticità delle questioni del paese e svilupparlo da vari punti di vista, che supera il pluralismo in sé dell'informazione, ma che diventa un pluralismo culturale. Allora questo è molto importante farlo comprendere alla RAI e lo deve applicare, perché questo è il nostro contratto di servizio attuale, che è in prorogazio. E quindi chiunque dirà censore queste cose qui, non è vero, stiamo solamente sviluppando una riflessione se è il caso di trattare diritti umani, sofferenza in questo modo e non in un altro modo. Noi non l'accettiamo e lotteremo fino alla fine, perché dobbiamo essere un paese migliore anche su questo. Ci siamo abituati sempre, ovunque, al brutto, ci dobbiamo abituare alla bellezza delle cose, in modo che quel brutto non l'accetteremo mai più nella costruzione dei palazzi o in un'immagine televisiva. Questo è quello che stiamo facendo. Grazie. Ciao a tutti e grazie a voi di essere qui. Oggi alle 5 c'è una manifestazione a Torre del Greco sulla De Julemar, non so se qualcuno conosce la vicenda, ma è una società di navigazione quarta in Europa che è fallita e si è portato dietro tanti risparmiatori a son di miliardi, che ha affossato un paese, ha affossato tanti risparmiatori che sono distribuiti nel napoletano e non, e su cui noi stiamo tenendo i riflettori, perché come al solito è una vicenda che si intreccia con la politica, con le istituzioni, con chi deve controllare, con tanti temi, e quindi è bene fare il punto della situazione. Per quanto invece quello che mi occupo in commissione, sono in commissione, capogruppo della commissione cultura, istruzione e scienza, quindi ci occupiamo di università, cultura e ricerca e scuola pubblica. Due notizie sui decreti che stanno arrivando, che sono emanati dal governo e stanno arrivando nelle commissioni. Il decreto cultura è un decreto, secondo noi, spot. Un decreto che individua 3 o 4 beni culturali, artistici, e decide di costruirsi la campagna elettorale. Perché dico questo? Perché ci sono poche risorse e si interviene su Pompei, su Reggia di Caserta, Museo di Napoli, si interviene sui nuovi Uffizi a Firenze e poi sul Museo Nazionale della Shoah. Okay. Sono tutti temi importanti, attenzione, non è che stiamo dicendo che sono cose da trascurare, assolutamente, ma sono simboli che poi si potranno giocare e che si giocano nella discussione in aula, quando sappiamo che il tessuto culturale del nostro paese è un tessuto che è distribuito
dove ci sono tanti siti sconosciuti, minori, ma che sono importanti, che fanno la differenza. Il turismo, la cultura è una cosa distribuita, è una cosa che non è che si deve avvalere. Prova. Non si può pensare di puntare sulla cultura pensando a un turismo morde e fugge, un turismo che salva delle strutture simbole e fa morire tutto il tessuto di contorno. Noi abbiamo fatto degli emendamenti che sono andati nel segno della trasparenza e del controllo su chi gestirà i soldi e gestirà gli appalti in questi ambiti, quelli che vi ho prima enunciati. E poi abbiamo cercato di intervenire con degli emendamenti per distribuire, ad esempio nel caso del grande progetto Pompei, distribuire all'intera provincia di Napoli la possibilità di intervenire e di inserirsi in un percorso turistico culturale, per cui anche siti archeologici, siti culturali non riconosciuti a livello nazionale, internazionale, non conosciuti ma ugualmente importanti, potrebbero avere la voce in capitolo di inserirsi in un percorso turistico da valorizzare o anche inserirsi in una linea di finanziamento. In più abbiamo chiesto un intervento nel processo di archiviazione e digitalizzazione del patrimonio artistico previsto dal decreto, chiediamo anche un intervento di inserimento di dati che interessano al cittadino in un portale organico, per cui io devo sapere tutti i beni culturali, quanto sono accessibili, a come sono accessibili, in che stato sono, chi è il responsabile, quante linee di finanziamento sono state date, in modo che il cittadino diventa proattivo rispetto a tutelare anche il proprio territorio e a conoscere, a visitarlo e ad essere un soggetto culturale attivo. Passiamo al decreto scuola. Il decreto scuola, vi do poche battute perché dà il senso della cosa. Noi abbiamo a inizio legislatura abbiamo presentato una mozione che interessava la cultura, la scuola e l'università, abbastanza semplice, dove chiedeva il ripristino dei fondi tagliati nella precedente legislatura. In 5 anni per la cultura sono stati tagliati 700 milioni e per l'istruzione, scuola e università sono stati tagliati circa 8 miliardi. In soli 5 anni. Noi chiedevamo di ripristinarli in questa nuova legislatura i soldi tagliati e in più altri elementi per aggiungere qualità agli interventi. Ebbene, la discussione è stata apprezzata, tutti quanti hanno fatto i complimenti perché abbiamo riportato al centro del Parlamento questo tema, ma la nostra mozione è stata miseramente bocciata dal governo e Parlamento. Quindi con complicità di PD e PDL. E questo perché se noi vogliamo dire che veramente un governo ha priorità su questi temi, bisogna metterli veramente al centro, cosa che non accade. Facendo due conti, l'attuale decreto scuola prevede un investimento di 400 milioni in 2 anni, il che significa che i soldi tagliati nella precedente legislatura a questo passo si recuperano in 35 anni. Quindi questa è la dimostrazione di come non sia al centro, per quanto oggi non si taglia ma si investe, è come mantenere un sistema azzoppato e chiedere al zoppo di correre, fare una corsa di 100 metri perché dobbiamo valutare anche le sue prestazioni, vedere se lui arriva prima o dopo. Questa è l'assurdità di questo paese. Grazie a voi e cerchiamo di collaborare con le commissioni come stiamo facendo adesso.